Visto che abbiamo perso le elezioni, riusciamo comunque a concludere il programma. Sì, penso di sì. Cioè, in teoria le elezioni andrebbero avanti, credo, fino, mi pare, fino alla seconda settimana di giugno e dovremmo farcela, credo. Sì, dovremmo farcela. Allora, io comincerei. Dunque, la volta precedente abbiamo visto. Stavo facendo dei richiami di algebra lineare, quindi oggi finisco questi richiami di algebra lineare e poi passiamo alla parte più del programma che riguarda quegli spazi di Hilbert. Cominciamo a introdurre questi spazi di Hilbert. Ora, come vi dicevo l'altra volta, questa parte di programma, ovvero questi richiami di algebra lineare, diciamo così che non c'è bisogno che li, come dire, che li studiate per l'esame, nel senso che sono cose che già conoscete. In realtà poi le generalizzeremo al caso degli spazi di Hilbert, quindi è solo un modo per richiamarvi alcuni concetti e per dire, stabilire delle notazioni. Okay? Allora, l'altra volta avevamo cominciato anche a introdurre gli operatori lineari su spazi vettoriali, o una volta che uno introduce le basi ortonormali, l'operatore sostanzialmente diventa una matrice. Nel senso che se io conosco, supponendo di avere un operatore che agisce da V a V', che sono in generale degli spazi di dimensione diversa, se io so come l'operatore T agisce sui vettori di base dello spazio V e li decompongo sui vettori, quindi io diciamo mi prendo il T, lo applico ad econi, dove econi è un elemento della base dello spazio di partenza, questo sarà in generale una combinazione lineare vettori e primo i, che sono i vettori, scusate, questo forse è un elemento così, e primo j, che sono i vettori della base dello spazio V', no? Quindi E' sta dentro V, mentre E' sono i vettori della base di V'. Una volta che io conosco le componenti di T e con I sulla base dello spazio vettoriale V', ho finito, nel senso che a quel punto posso scrivere l'azione di qualsiasi operatore su un generico vettore di componenti X con I. L'abbiamo indicato così, sarà uguale a x con j, ok? Una volta che io trovo gli elementi di questa matrice. Quindi questa TJI è una matrice che ha dimensione m per n, dove m è la dimensionalità dello spazio V' ed n è la dimensionalità dello spazio V. Quindi questa è fatta così, quindi le M è il numero di righe di questa matrice, mentre N è il numero di colonne di questa matrice. Quindi questa operazione cos'è che mi dice? Mi dice che se io voglio calcolare ad esempio la prima componente, la x'1, ad esempio, dovrò fare la moltiplicazione di questa matrice per la matrice colonna delle x con i. Okay? Diciamo che di tutto ciò, queste sono tutte cose che sapete, la cosa importante da ricordare è l'operazione che dobbiamo fare per costruire la rappresentazione matriciale di un operatore. Bene, la rappresentazione matriciale di un operatore consiste nel fare questa operazione. Io ho E' J, l'operatore lo applico a E con I e ne faccio il prodotto scalare. Queste sono le componenti T J. Ok? Quindi l'operazione che devo fare per costruire la rappresentazione matriciale
la seguente. Quindi supponiamo di fissare j uguale ad 1. Devo far girare questi indici i per i che va da 1 ad n e calcolare i prodotti scalari. E quello sarà la prima riga della mia matrice, poi metto j uguale a 2 e questo mi determinerà la seconda riga, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alle n righe. Okay? Quindi l'operazione che devo fare per dare una rappresentazione matriciale è questa operazione qua. Okay? Questo ci tornerà utile anche in seguito. Bene, adesso lavoriamo, e da qui in poi lavoreremo. Con operatori che agiscono da V in V stesso, ovvero non prendiamo un mapping su due spazi tra uno spazio vettoriale di dimensione n e uno spazio vettoriale di dimensione m, ma consideriamo adesso operatori T che un vettore di V associano un altro vettore dello stesso spazio vettoriale. Okay? La prima cosa che si può fare una volta che limitiamo il nostro interesse a questi operatori è quello di introdurre l'operazione di moltiplicazione di operatori o moltiplicazione di matrici. Quindi supponiamo di avere, vediamo come l'ho chiamato, prendo un vettore x appartenente a V e ne costruisco l'immagine attraverso l'operatore T, la chiamo x'. Dopodiché prendo, questo lo chiamo T con 1, dopodiché prendo un operatore T con 2 che agisce su x' e mi dà x secondo. Ovviamente x', x secondo sono tutti vettori appartenenti allo spazio vettoriale. Ok? Quindi, se sostituisco adesso al posto di x' quello che c'è scritto qua, ho t2, t1, x. Quindi potevo raggiungere x2 anche attraverso questa operazione, che è l'operazione di prodotto di operatori o prodotto di matrici. Quindi questo prodotto come si fa? Beh, se io ho la rappresentazione matriciale o il solito prodotto di matrici, no? In cui prendo la prima riga, la moltiplico per la prima colonna, quello è il primo termine, prima riga, seconda colonna, eccetera, eccetera, no? Queste sono cose che conosce, il prodotto righe per colonne. O chiaramente sapete già che l'operazione di prodotto di un operatore in generale non gode della proprietà commutativa, ovvero che in generale, se voi fate T2, T1, in generale è diverso dal fare T1, T2, ok? Non vale la proprietà commutativa. E infatti, diciamo, questa è una caratteristica, diciamo, molto gustosa degli operatori lineari, specialmente in meccanica quantistica, quando questi operatori, però definiti su spazi di Hilbert, infinito dimensionali, saranno le osservabili fisiche. E in alcuni casi queste osservabili fisiche corrispondono a degli operatori che tra di loro non commutano, e questo avrà un'interpretazione fisica molto importante, ovvero di coppie di osservabili che non sono simultaneamente osservabili, ovvero quelle coppie di osservabili per le quali vale il principio di indeterminazione, che poi ovviamente studierete l'anno prossimo. Ok, adesso cominciamo a caratterizzare un po' di più gli operatori. In particolare ci sono, adesso lavoreremo sempre da V in V, ci limitiamo a discutere questi casi. E ci servono un paio di definizioni che poi ci ritroveremo anche poi dopo, più in là, ma comunque ve le richiamo. Poi diciamo negli spazi di Hilbert saranno un po' più generalizzate.
La prima definizione è questa qua. Supponiamo di prendere sempre un operatore T che va da V in V e andiamo a definire l'operatore hermitiano coniugato e lo indichiamo con T croce, dove per definizione l'hermitiano coniugato consiste nel prendere l'operatore T, farne la trasposta della matrice e poi il complesso coniugato. Okay? Quindi l'hermitiano coniugato in questo caso qui corrisponde a fare la trasposta della matrice e faccio un'operazione di complesso coniugato. Ovvero scritto in simboli, se io ho T con IJ croce, quindi la componente, la IJ di questo operatore hermitiano coniugato di T, per definizione è uguale a TJ complesso coniugato. Ok? Quindi significa che se io faccio, ad esempio, diamo un esempio, A, B, C e D sia l'operatore T, il T croce sarà AD rimane uguale perché sono sulla diagonale, B lo metto da qua sotto e ne faccio il complesso coniugato, e questo pure è complesso coniugato, C, questo pure è complesso coniugato. Ok? È una cosa del genere. E lo fare la trasposta, che significa non ribaltare rispetto alla diagonale, puoi fare il complesso coniugato di tutti gli elementi della matrice stessa. Dunque, vediamo questa cosa qui. Ok, diciamo proprietà degli ermitiani coniugati, ovviamente uno, se io faccio T croce e poi ne faccio il croce di nuovo, questo è sempre uguale a T. Se io ripeto l'operazione di ermitiano coniugato 2 volte, riottengo lo stesso operatore. Questa è una prima proprietà. La seconda proprietà che ci serve richiamare è questa. Se io prendo un generico prodotto scalare y tx, in cui faccio agire t su x e poi ne calcolo il prodotto scalare su y, questo che cos'è? Beh, allora, scritto diciamo in modo più diciamo esplicito, questo prodotto scalare corrisponde a fare la seguente operazione. Devo fare y complesso coniugato, poi devo fare t con ij applicato ad x con j, e ovviamente, vabbè, io qua sono abituato a non esplicitare le somme, però facciamolo. Quindi i e j vanno da 1 ad n, dove n è la dimensionalità dello spazio vettoriale. No? Questo prodotto scalare che cos'è? Devo prendere le componenti di y complesso coniugato e moltiplicarle per le componenti di questo vettore. Le componenti di questo vettore sono le t con ij applicate ad x con j. Okay? Ora, questa cosa qua si può anche scrivere nel seguente modo. È la somma per i che va da 1 e j che va da 1 ad n di y star di i, poi lasciatemi scrivere questo come t j complesso coniugato e poi croce xj. Dove cos'è che ho fatto? Ho applicato, se volete, 2 volte l'operazione di ermitiano coniugato. Soltanto che una volta l'ho scritto come croce, e l'altra volta l'ho scritto come l'inversione tra gli indici di J, diventano JI e complesso coniugato. Ok? Vedete che a questo punto l'interpretazione, mettiamolo così, andiamo sopra. Vedete questa struttura adesso cos'è che mi dice? Che io ho un operatore che posso chiamare Pippo
che ha indice di riga J, indice di colonna I, ed è moltiplicato per Y I e per X con J. Quindi di fatto questo corrisponde all'aver fatto l'operazione dell'operatore T croce su Y I, quindi su Y, scusate, e aver moltiplicato scalarmente per x. Ok? Perché io faccio agire questo operatore, questa volta su j, no? Così come tj, xj, questo agiva sul vettore x, in questo caso l'operatore t star ji croce agisce su y i, e poi viene moltiplicato scalarmente per x, per l'altro vettore per x. Quindi, cos'è che impariamo? Impariamo che vale questa proprietà, che è una proprietà generale, che quando io voglio fare il complesso dell'ermitiano coniugato di un operatore, nel prodotto scalare quello che succede è che questo operatore shifta dal termine di destra al termine di sinistra e viceversa. Ok? Quindi, questo t, se t agisce su x e calcolo il prodotto scalare su y, darà lo stesso risultato del prodotto scalare di t croce y scalare x. Okay? Questa è una proprietà che vale in generale, quindi questa vale sempre, ed in particolare sarà la nostra definizione di ermitiano coniugato nel caso degli spazi di Hilbert, perché negli spazi di Hilbert la rappresentazione matriciale, beh, diciamo che non è banalissima, e ci avvarremo di questa proprietà degli operatori ermitiani coniugati per definire appunto l'ermitiano coniugato negli spazi di Hilbert. Poi, ancora sempre definizioni. Se uguale al suo croce, ovvero se un operatore coincide con il suo ermitiano coniugato, si dice che T, come lo chiamo, modo aggiunto, sì, è oppure ermitiano. Complesso, il croce, quindi l'ermitiano coniugato, si può anche dire l'aggiunto, okay? Questa è solo, se io prendo il T croce, si può chiamare o ermitiano coniugato, oppure si può chiamare anche aggiunto, l'operatore aggiunto dell'operatore T. Quando T coincide con T croce, si dice che un operatore è autoaggiunto, oppure si dice che è ermitiano. E questa è solo una definizione, in alcuni casi, tipo di solito in meccanica quantistica si usa la parola ermitiano. Okay? Noi useremo la parola autoaggiunto. Perché il testo che adottiamo, vabbè, insomma, è una questione di scelta, questi operatori, diciamo che li avete già visti, no? Nel senso che se le componenti di T fossero tutte reali, sostanzialmente che succede? Che il T croce di fatto è la matrice trasposta. È semplicemente la trasposta. E quindi dire che un operatore è autoaggiunto oppure ermitiano, nel caso in cui le componenti dell'operatore, della matrice, siano tutte reali, significa dire che è un operatore simmetrico.
Quindi simmetrico coincide di fatto, vuol dire che l'operatore lo mettiamo. Ok? E ovviamente quando sentite la parola operatore simmetrico o matrice simmetrica, questo vi può richiamare alla mente alcune belle proprietà di quegli operatori che riguardano in particolare la diagonalizzazione. Adesso li vedremo tra un po', che sono degli operatori molto interessanti perché godono della proprietà di essere diagonalizzabili. Qui generalizziamo la cosa nel senso che semplicemente non siamo su spazi vettoriali su R ma su C, quindi invece che parlare di operatori simmetrici parleremo di operatori hermitiani o di operatori autoaggiunti, però valgono sostanzialmente le stesse proprietà. Allora, questi operatori qua, in particolare gli operatori autoaggiunti o hermitiani, avranno un ruolo fondamentale in meccanica quantistica l'anno prossimo, perché, come forse vi accennavo prima, sono gli operatori che vengono associati alle osservabili fisiche. E il fatto che vengano associati a delle osservabili fisiche deriva proprio dal fatto che hanno tutta una serie di proprietà che fanno ruolo fisico, che in parte vedremo oggi e poi vabbè, riprenderemo negli spazi di Hilbert, come ad esempio le proprietà, nel momento in cui provo a risolvere l'equazione degli autovalori, di avere degli autovalori reali, e questo lo vedremo tra un po'. L'altra categoria, quindi diciamo così, che questi operatori qua, questa classe di operatori sarà quello che in meccanica quantistica sono le osservabili fisiche, quindi sono particolarmente rilevanti. L'altra classe di operatori particolarmente rilevante anche per la meccanica quantistica sono gli operatori unitari. Ok? Gli operatori unitari come sono definiti? Vabbè, per definizione sono quegli operatori che mantengono inalterati i prodotti scalari, ovvero per ogni x e y vettori dello spazio vettoriale vale la seguente proprietà: se io faccio il prodotto scalare xy, questo è uguale al prodotto scalare di mx my. Se vale questa cosa, si dice m è unitario. Quindi è un operatore che conserva i prodotti scalari. Ok? Questo fa l'operatore l'operatore unitario. Dunque, quindi vedete che innanzitutto già una bella proprietà si deriva da questo, una prima proprietà degli operatori unitari, è che se x è uguale a mx my, questo deve essere anche uguale a x m croce my, ovvero se questo lo porto lì a destra diventerà il suo croce. Il che significa, se io adesso confronto A e B, poiché X e Y sono due vettori generici, questo mi implica... Un attimo, forse c'è una domanda. Quindi l'unitario, l'operatore ortogonale... Sì, esattamente, adesso ci arrivo. Sì, esattamente quello. Quindi vedete che M croce, M è l'operatore... Li chiamo così, che è l'operatore identità. L'operatore identità è semplicemente una matrice di cui ho degli 1 sulla diagonale. Ok? Questa è una cosa, ovviamente vale anche viceversa, nel senso che io avrei potuto trasferire questo da questa parte e in quel caso avrei esattamente l'opposto, ovvero che dunque vediamo un attimino, quello lo porto di là, diventa così,
oppure quello lo porto di là e diventa, cioè vale anche l'opposto, no? Cioè, com'è che l'ho fatto questo? Questo l'ho portato qua. L'opposto, ovvero che M croce uguale ad 1, sempre per scusare, sempre la matrice unità. Quindi, come diceva qualcuno, come suggeriva qualcuno, questi operatori qua, per i quali appunto vale quella proprietà, ovvero che M croce è M uguale ad 1 ed M croce uguale ad 1, significa che M croce coincide con l'inverso. Quindi questo è l'inverso. Questa è la prima cosa che uno nota. Poi l'altra cosa che si nota è che se volete questo si può vedere così, no? Se io parto da M croce M uguale ad 1 e so che oh, vabbè, non c'è bisogno. Sì, anzi facciamo. Allora, se io so che M croce M uguale a 1, ho che il determinante di M croce M deve essere uguale al determinante della matrice 1, che è 1. Okay. Ma il determinante di M croce M è uguale anche al determinante di M al quadrato. Se io faccio un complesso, scusate, un operatore di hermitiano coniugato, il determinante rimane invariato, quindi il determinante di M croce uguale al determinante di M, quindi questo sarà il determinante di M al quadrato. Che significa che il determinante di m deve essere uguale a più o meno 1. Questa è un'altra proprietà degli operatori unitari. Poi, direi che sono queste. Quindi, come qualcuno diceva, gli operatori unitari è l'analogo dell'operatore ortogonale quando sono su spazi vettoriali su R. Ok? Quindi hanno le stesse proprietà degli operatori ortogonali. Ecco, questi operatori unitari, cos'è che fanno di interessante? Poiché abbiamo detto che sono operatori che conservano i prodotti scalari, e si trasformano basi in basi, ovvero sono un cambiamento di base. Quindi, poiché no, forse c'era una questione.
Sì. Allora, se siamo in piano complesso, se, in piano completo, se siamo nello spazio vettoriale su C, io posso fare la trasposta ed è la trasposta. L'ermitiano coniugato o aggiunto è la trasposta e complesso coniugato insieme. Ok? Se sono su R, le due operazioni coincidono, tanto gli elementi sono tutti reali. Va bene? Ok. L'ermitiano, diciamo, l'operazione di ermitiano coniugato significa fare la trasposta e fare il complesso coniugato insieme. Allora, poiché appunto mi ha detto che gli operatori unitari conservano i prodotti scalari tra due generici vettori, in particolare io se li applico a dei vettori di base, di una base ortonormale, questa base verrà trasformata in un'altra base, perché tutti i vettori continueranno ad avere una norma, adesso normalizzati ad 1, ad avere norma uguale ad 1, e saranno tutti vettori ortogonali tra di loro. Quindi diciamo l'operatore unitario corrisponde ad un cambiamento di base, no? Questo lo conoscete. Così come gli operatori ortogonali, quando sono su R, sono appunto un cambiamento di base. Qua, cioè, vale la stessa cosa. E in che ambito questi operatori saranno importanti? Sempre in meccanica quantistica, perché tutto questo è finalizzato alla meccanica quantistica, saranno gli operatori che vi permetteranno, ad esempio, di calcolare l'evoluzione temporale di uno stato fisico. Okay? Questo lo vedremo più in là. Però, mentre gli operatori autoaggiunti o ermitiani corrispondono alle osservabili fisiche, gli operatori unitari, ad esempio, una delle cose che fanno è quella di permettervi di calcolare l'evoluzione temporale di uno stato fisico da un certo istante iniziale a un tempo t maggiore dell'istante iniziale, viceversa. Okay? E altri tipi di trasformazioni, però sono tutti cambiamenti di base sostanzialmente. Allora, quindi una domanda che uno si può fare è come cambia la rappresentazione di un certo operatore T, che non caratterizzo ulteriormente, un generico operatore T, per un cambiamento di base. Questo è solo per ricordarvi un'altra proprietà. Quindi l'operatore T è un oggetto astratto, okay, che ha una rappresentazione matriciale, ma la rappresentazione matriciale dipende dalla base che io sto scegliendo. L'operatore è un concetto più generale di una matrice. Poi io scelgo una base e allora avrà una rappresentazione matriciale con dei numeri ben definiti che sono dati da quella mia specifica base. Se io faccio un cambiamento di base attraverso per esempio un operatore unitario, mi posso fare la domanda di come cambia la rappresentazione matriciale di un operatore. E qui diciamo, ritrovo una formula che mi è utile richiamarvi, perché poi ci ritornerà utile tra un po' quando facciamo le diagonalizzazioni. Quindi cos'è che facciamo? Supponiamo di prendere un operatore T che agisce su X e mi dà Y. Ok? Poi supponiamo di prendere, quindi T è un operatore generico ed M sia un operatore unitario invece, quindi un operatore che opera un cambiamento di base. E supponiamo che quando M agisce su Y mi dà Y'. E quando m agisce su x mi dà x'. Da qui deduco che, l'ho scritto con il croce, sì, m croce y' uguale ad y, e che m croce x' uguale ad x. Ok?
Quindi a questo punto lasciatemi sostituire queste due equazioni nell'equazione di partenza. Al posto di y ci andrò a scrivere m croce y primo qui, e qui scriverò t per x, ma x chi è? È m croce x primo. Ok? Adesso lasciatemi moltiplicare questo oggetto a sinistra e destra per m. Quando a sinistra e destra, quando moltiplico m per m croce ottengo 1, e quindi questo diventa y' uguale ad m t m croce x'. Quindi vedete che se io lavoro con x e y e t, diciamo, mi mappa x in y, quando faccio un cambiamento di base attraverso l'operatore unitario m, x', che sarà il vettore trasformato, ovvero nella nuova base, sarà collegato ad y' da questo operatore, che chiamo t'. Quindi t' uguale ad m t. M croce. Okay? Quindi questa è la nuova rappresentazione di T' nella nuova base. Meglio, la rappresentazione di T nella nuova base. Okay? Quindi i vettori vengono semplicemente trasformati in questo modo. Y andrà in y' e per ottenere y' basta che moltiplico m per il vettore stesso. Le matrici o gli operatori, meglio, vengono trasformati in questo modo qua. Okay? Questa è una proprietà che conoscete e che diciamo, che vale in generale, si può anche estendere in generale al caso in cui non abbia semplicemente delle matrici, ma posso avere dei tensori, degli oggetti con più indici. Si generalizza questa cosa anche a oggetti più complicati. Ok, adesso ecco, dobbiamo introdurre autovettori, autovalori. Qui pure sono cose che già conoscete, quindi non andrò, cercherò di andare non, non, cioè, più o meno spedito, ok? Tanto sono cose che già avete fatto. Allora, cosa sono gli autovalori e autovettori? Beh, si imposta un'equazione Tx uguale a lambda x, no? Che è l'equazione degli autovalori, e lambda in generale un numero complesso x, e questa equazione di autovalori assegna, diciamo, quello che mi interessa di questa equazione di autovalori è la possibilità di trovare un x che sia diverso dal vettore nullo e un lambda appartenente a C, tale che venga soddisfatta questa equazione. Allora, se sussistono le seguenti proprietà, ovvero che se tx uguale a lambda x con lambda appartenente a C, x diverso dal vettore nullo, questo è importante. Perché chiaramente se io applico l'operatore lineare al vettore nullo, otterrò sempre il vettore nullo, è la cosa banale, no? Perché è omogenea. Beh, diciamo, se sussistono le seguenti condizioni, allora si dice che lambda è autovalore di P e che questo vettore di x è autovettore
relativo a lambda, ok? Definizione di autovalore di autovettore è questa qua. Con la possibilità, questo tra un po' lo rivedremo, è possibile che ad un autovalore corrispondano diversi autovettori. Ok, questa è una possibilità della molteplicità geometrica di autovalore. In quel caso si dice che ho una degenerazione, no? Quindi che l'autovalore lambda è degenere con un certo grado di degenerazione che è dato dalla dimensionalità del sottospazio generato dagli autovettori corrispondenti allo stesso lambda. Ok? Quindi in questo caso si parla di autovalori degeneri. O per risolvere quell'equazione, sapete cos'è che bisogna fare, ovvero scrivere tx meno lambda operatore unità applicato x uguale a 0v. Questo mi dice questa equazione, no? Portato il lambda x da questo lato, questo non c'è, scusate. Quindi vedete che io ho un operatore che è l'operatore t meno lambda per l'identità applicato x uguale a 0. Questo è un sistema omogeneo, nel senso che io ho un operatore che agisce su x e mi deve dare 0, tutte componenti nulle. Questo sistema ammette soluzioni non banali, ovvero soluzioni in cui le componenti di x non sono tutte nulle, se l'operatore in questione, ovvero t meno lambda i, è un operatore singolare, no? Se il determinante di t meno lambda 1 è uguale a 0, ovvero se questo è un operatore singolare, quindi non è un operatore invertibile. In quel caso esistono delle soluzioni non banali dell'equazione di autovalori, e quindi il problema degli autovalori, almeno in questo contesto, si riconduce alla risoluzione di un'equazione algebrica di grado n, no? Voi scrivete che il determinante di t meno lambda per l'identità è uguale a 0, questa vi dà luogo all'equazione secolare, che in generale è un'equazione algebrica di grado n. Ok? Quindi questa è un'equazione algebrica di lambda di grado n, dove n è la dimensionalità dello spazio vettoriale. Quindi avrete in generale un'equazione algebrica, e sappiamo già dal teorema fondamentale dell'algebra che esiste sicuramente almeno una radice lambda nel piano complesso, no? Di questa equazione algebrica di grado n. Poi è chiaro che può succedere che ne ho n distinte, e quindi avere n autovalori distinti, oppure posso avere degli autovalori con molteplicità algebriche diverse da 1, ok? Si chiamano molteplicità algebriche diverse da 1.
Quindi, ad esempio, se io avessi un'equazione del tipo lambda meno 1 per lambda meno 2 alla 5 uguale a 0, no? Lambda, ad esempio, scriviamo, se io dall'equazione secolare ottengo che lambda meno 1 per lambda meno 2 alla quinta uguale a 0, la molteplicità algebrica di 1 è 1, la molteplicità algebrica di 2, dell'autovalore 2, è 5. Ok? Queste sono le molteplicità algebriche che non vanno confuse con le molteplicità geometriche. Le molteplicità geometriche invece sono, lo scriviamo qua, molteplicità geometrica di lambda, di un certo autovalore lambda. Cos'è? È il numero di autovettori indipendenti associati a lambda, che dopo faremo degli esempi. No, forse ce n'ho già uno qua. Ok? Quindi ricapitoliamo, equazione degli autovalori. L'equazione degli autovalori si risolve andando a risolvere l'equazione secolare. Questa è un'equazione algebrica di lambda di grado n. Esiste almeno una soluzione, posso averne distinto tutti i casi intermedi. Posso avere molteplicità algebriche, tutto uguale a 1 oppure eventualmente qualcuna diversa da 1, che vanno distinte dalle molteplicità geometriche, che adesso vi ricordo cosa sono. O meglio, la definizione è questa, però vediamo un esempio. Supponiamo di prendere come operatore questo operatore qua, 1 1 0 1. Quando io mi scrivo l'equazione secolare di questo operatore, cos'è che l'equazione secolare? Beh, sarebbe 1 meno lambda al quadrato uguale a 0, no? Devo fare t meno lambda io per 1 meno lambda, questo rimane 1, questo è 0, questo è 1 meno lambda, quindi 1 meno lambda al quadrato uguale a 0, da cui vedo che lambda uguale a 1 è l'autovalore con molteplicità algebrica no? Perché qui c'è un quadrato semplicemente. Però qual è la molteplicità geometrica? La molteplicità geometrica è 1. Come si fa a vedere? Beh, prendo l'operatore che appunto è 1, 1, 0, 1, lo applico a un generico, beh, chiamiamolo AB, per non confonderci, uguale a 1 per AB. Qui sto imponendo, voglio calcolare le componenti di un generico vettore, dell'autovettore associato all'autovalore 1, no? Quindi imposto l'equazione degli autovalori. Questa equazione degli autovalori cosa mi dice? Mi dice che A più B deve essere uguale ad A e la seconda mi dice che B deve essere uguale a B. Quindi sostanzialmente cos'è che succede? Che B deve essere uguale a 0 ed A è indeterminato. Ok? Quindi esiste un unico autovettore associato all'autovalore lambda che è un generico vettore fatto così, A0. Ok? Oppure, se volete, prendiamo il vettore 1, 0, questo è l'autovettore, e
chiaramente, questo non l'ho detto, ma sono cose che appunto già sapete, se io ho un autovettore, sicuramente tutti i vettori ottenuti da quel vettore per uno scalare sono tutti autovettori, ok? Questo è banale, no? Da vedere, nel senso che se T, se io applico T a X e ottengo lambda X, ovvero se X è autovettore relativo a lambda, anche un generico vettore alfa per X è ancora un autovettore relativo allo stesso autovalore per linearità, no? Ovviamente. Quindi scrivere a 0, scrivere 1, 0 è la stessa cosa dal punto di vista degli autovettori. Okay? Quindi vedete che in questo caso qua ho un autovalore con molteplicità algebrica 2, ma molteplicità geometrica 1. Okay? Notate anche un'altra cosa interessante, che questa diciamo, la ritroveremo tra un po', che qui il numero di autovettori che io trovo è 1, nonostante è solo uno spazio vettoriale di dimensione 2. Quindi in questa situazione specifica, in particolare, l'operatore, come si dice, non è diagonalizzabile, nel senso che trovo un numero di autovettori inferiore alla dimensionalità dello spazio stesso. Infatti adesso ci arrivo. Allora, qui vi ricordo un teorema che non dimostreremo perché l'avete già fatto, semplicemente è la generalizzazione al caso in cui lo spazio vettoriale sia definito sul campo complesso invece che sul campo reale. Okay? Quindi invece di parlare di operatori simmetrici, parliamo di operatori autoaggiunti o operatori hermitiani. Allora, ci sono delle proprietà che è bene ricordarsi. La prima è che gli autovalori sono reali. Questo poi lo dimostreremo anche più in là quando parleremo degli operatori simmetrici negli spazi di Hilbert, quindi è inutile che la faccio adesso la dimostrazione, tanto poi la ritroveremo anche dopo. Questo è molto facile. La cosa più interessante, questa è anche interessante, ma è facile da dimostrare. Questa è più complicata da dimostrare, ma sono cose che, ripeto, avete già fatto, e poi ci ritroveremo alla fine anche noi. Che il set, facciamo così. Questa è la cosa più interessante, cioè ovvero che ammette n autovettori indipendenti. È chiaro che se io ho n autovettori indipendenti, questa naturalmente è una base, no?
ovvero il set di autovettori dell'operatore, di un operatore hermitiano autoaggiunto, costituisce, poiché sono n, sono esattamente uguali alla dimensionalità dello spazio vettoriale, costituisce una base per lo spazio vettoriale stesso. Okay? Allora, sulle proprietà di questa base ci sarebbe da distinguere il caso in cui, gli autovalori sono degeneri oppure no. Se gli autovalori sono degeneri, sono non degeneri, scusate, automaticamente tutti gli autovettori saranno già ortogonali tra di loro. Se gli autovalori sono degeneri, beh, non saranno in generale ortogonali quelli riferiti allo stesso autovalore, ma è facile, se io ho dei vettori indipendenti, è facile renderli ortogonali tramite un processo che poi ritroveremo dopo, che è l'ortonormalizzazione di Gram-Schmidt, che questo poi lo vedremo più in là. Quindi la cosa importante da ricordarsi è che per questa categoria di operatori vale questa proprietà, ovvero che il set di autovettori è una base dello spazio vettoriale. Okay? Poi, se io non ho degenerazione, saranno già una base ortonormale o quantomeno ortogonale. Se invece ho delle degenerazioni, dovrò fare nei sottospazi vettoriali. Se voglio costruire una base ortonormale, dovrò fare dei Gram-Schmidt. Però questo, diciamo, è una cosa che faccio dopo e che non mi turba più di tanto. Un'altra proprietà, che è quella che in parte ho già detto, che autovettori relativi autovalori diversi sono ortogonali. Ok, ultima proprietà. Esiste un operatore unitario, quindi un cambiamento di base, che mi permette di trovare una base nella quale l'operatore di partenza è diagonale. Quindi, diciamo, nel gergo si dice che esiste un operatore unitario che permette di diagonalizzare l'operatore T, ovvero di avere un operatore della forma lambda 1, lambda 2, eccetera, eccetera. Ok? Operatore diagonale. Quindi quando è che si dice che un operatore è diagonalizzabile? Beh, quando esiste un cambiamento di base, quindi un operatore unitario, che mi permette di scrivere l'operatore nella forma diagonale, ovvero in questa forma qua, in cui qui ci sono dei numeri che possono essere tutti diversi, possono esserci anche dei numeri uguali, questo non è importante, ok? Quello è la degenerazione che ci può essere eventualmente. E questo operatore unitario è dato, come vedremo tra un po', dalle componenti, dalle componenti degli autovettori nella vecchia base. Adesso poi lo rivedremo facendo degli esempi. Dunque, altre proprietà, e un'altra cosa che vi accenno è questa: operatori normali. Un operatore si dice normale quando commuta con il suo ermitiano coniugato. Quindi la definizione è che n è n-croce uguale ad n-croce n. Questa è la definizione di un operatore normale.
una cosa che si può dimostrare, ma noi non dimostreremo, è che gli operatori normali sono diagonalizzabili. Questo generalizza il teorema precedente. Il teorema precedente era stato enunciato per gli operatori o congiunti ermitiani, che chiaramente sono una sottoclasse degli operatori normali, ok? Quindi gli operatori ermitiani o autoaggiunti hanno tutta quella serie di proprietà che vi ho elencato prima. Gli operatori normali sono una classe più ampia, non hanno alcune proprietà degli ermitiani, per esempio non sono sicuro che gli autovalori siano reali, però di sicuro sono completamente diagonalizzabili, ovvero esistono n autovettori indipendenti. Ok, questo generalizza questo risultato. E infatti per gli operatori normali, e quindi poi anche per gli operatori ermitiani in particolare, che rientrano in questa categoria, vale la seguente cosa, un seguente teorema, che è questo: siano T ed S operatori normali, quindi sappiamo già che sono completamente diagonalizzabili per quello che ho scritto prima, allora sussiste la seguente proprietà: se T ed S commutano, ammettono una base in comune. In realtà è una moltiplicazione. Quindi se succede la seguente cosa, che TS è uguale a ST, ovvero gli operatori commutano, e questa roba in meccanica quantistica la indicherebbe così. ST si chiama commutatore ed è ST meno TS. Questo si chiama commutatore, che diciamo è parente delle parentesi di Poisson in meccanica analitica. Quindi se questi due operatori normali commutano, allora si può provare, e questa è una doppia implicazione, che ammettono una base in comune, una base per autovettore ovviamente. Ovvero, detto diciamo in modo più suggestivo, sono simultaneamente diagonalizzabili. Dove chiaramente simultaneamente è un po' un aggettivo suggestivo in questo caso. Significa sostanzialmente che esiste un set di vettori che sono autovettori sia di S che di T, ok? Ed essendo un set di autovettori di operatori diagonalizzabili, saranno anche una base, ok? Questa proprietà qua è molto importante, la rivedrete in meccanica quantistica, quando si tratta appunto di trovare, appunto, quando commuteranno degli operatori, gli operatori ermitiani in quel caso, e quegli operatori sono simultaneamente diagonalizzabili, lì avrà un significato fisico ben preciso, ovvero significherà che le osservabili associate a quegli operatori sono misurabili simultaneamente, per quello a noi piace utilizzare il termine simultaneamente. Quindi ad esempio se voi volete misurare la componente dell'impulso di una particella nella direzione X e nella direzione Y, questo lo potete sempre fare senza, e non c'è un principio di indeterminazione su quello, voi potete conoscere esattamente qual è il valore della
componente X, componente Y, componente Z dell'impulso di una particella. Quello che non potete mai conoscere invece, in modo esatto, è la componente X e la componente PX allo stesso tempo. Quindi la posizione e l'impulso nella stessa componente, ok? Diciamo, proiettato sullo stesso asse. Quindi in particolare, ad esempio, in meccanica quantistica, quello che succede è che Px, ad esempio, e Py commutano, sono uguali a zero, quindi sono simultaneamente misurabili, mentre quello che non succede invece è che commutano x e Px, ok? Quindi in questo caso avete il principio di determinazione. Io diciamo che vi anticipo queste cose non per confondervi le idee, più che altro per cercare di darvi una motivazione diciamo valida per cui studiare questo tipo di matematica, ok? Non perché voglio anticipare quello che farete l'anno prossimo, è semplicemente perché uno a un certo punto del corso può avere uno scoramento, dire ma perché devo fare tutto ciò? E le motivazioni sono che la meccanica quantistica vive di questa roba qua, ok? Diciamo è una motivazione. Allora, diciamo una delle cose, almeno una cosa la si può vedere di questo teoremino. Non dimostrerò che gli operatori normali sono diagonalizzabili, però una cosa che si può vedere è questa. Supponiamo appunto di avere TS, commutatore di TS uguale a 0. Okay? Quindi prendiamo due operatori normali, oppure due operatori hermitiani, che hanno commutatore uguale a 0. Supponiamo che x sia un autovettore di t corrispondente all'autovalore lambda. Ok? Adesso lasciatemi moltiplicare a sinistra e moltiplicare per l'operatore s. Quindi avrò s t x uguale a lambda s x. Adesso qui l'operazione che ho fatto qui è lecita sempre, nel senso che S è un operatore lineare, quindi quando S agisce su lambda X, questo uguale a lambda per S di X, questo è sempre possibile. Quello che invece non è banale è questo. Per ipotesi adesso ho che TS, commutatore di TS uguale a 0, e quindi posso invertire TSX per ipotesi. E questo uguale a lambda S di X. Da cui che cosa è che vedo? Vedo che questo vettore qua, che posso chiamare Pippo, obbedisce alla stessa equazione agli autovalori di x. Quindi anche Sx è autovettore relativo a lambda. No? Perché questo lo posso chiamare Pippo, io so che T applicato a Pippo uguale a lambda Pippo, quindi SX è autovettore relativo a lambda. Adesso, solo in questo caso qua, se lambda non è degenere, un generico autovettore relativo a lambda deve essere dato da un certo lambda primo per x, con lambda primo appartenente a c o a r, a seconda che io sia nel caso di operatori normali o hermitiani. Questo vale solo se non è degenere. Se fosse del genere la costruzione è più complicata, ma non mi voglio addentrare troppo. Quindi, cos'è che sto dicendo qua? Che se appunto lambda non è del genere, un generico autovettore relativo a lambda deve essere della forma lambda primo x, ovvero è definito a meno di una costante moltiplicativa, il che significa allora, l'implicazione di questo, perché poiché io sto dicendo che SX ha autovalore relativo a lambda, esisterà per forza
un lambda primo tale che Sx uguale a lambda primo x. E quindi cos'è che imparate? Imparate che x è anche autovettore. Di S con autovalore lambda primo. Ok? Quindi se gli autovalori fossero tutti non degeneri, la dimostrazione di quello che ho detto prima è semplicemente questa. Se avete delle degenerazioni è un po' più complicato, nel senso che dovrò fare delle ulteriori operazioni all'interno di sottospazi vettoriali, però nel caso di autovalori non degeneri è semplice, perciò l'ho fatta. Okay? Quindi vedete subito che x è un autovettore simultaneamente, diciamo, è un autovettore sia di s che di t grazie alla proprietà di commutazione di ts. In generale chiaramente gli autovalori saranno diversi, nel senso che se io se questo è un autovettore di t con autovalore lambda, sarà un autovettore di S con un autovalore lambda primo, che in generale può essere diverso. Okay? Se misuro la componente x e y dell'impulso di una particella, vi ho appena detto che quegli operatori di commutano, beh, una può essere 10, l'altra può essere 1000 come componenti. Ciò non toglie che sono simultaneamente misurabili, in questo caso significa operatori simultaneamente diagonalizzabili. Quindi queste cose, appunto, ripeto, ve le ritroverete in meccanica quantistica, e qui le sto semplicemente ve le sto raccontando semplicemente per cercare di incoraggiarvi sul fatto che queste cose che stiamo facendo vi serviranno in futuro. Ok? Allora, un'altra cosa che possiamo fare è quella dei proiettori. Di introdurre questi operatori che si chiamano proiettori. Dunque, supponiamo di essere in uno spazio vettoriale V e di introdurre due sottospazi vettoriali, V1 e V2, dove la nozione di sottospazio vettoriale, beh, passa dal fatto che deve essere stabile rispetto alle combinazioni lineari, no? Quindi, per esempio, se io sono in R3, nel mondo euclideo, un sottospazio vettoriale, ad esempio, è piano. Se io combino due vettori del piano, rimarrò sempre nel piano. Allora, si dice che V2 si dice che V2 è il completamento ortogonale di V1 se tutti i vettori di V2, di V1 e viceversa, ok, sono ortogonali a tutti i vettori di V1. Quindi avete che questi due sottospazi sono fatti da vettori che sono tra di loro ortogonali. Ok? Quindi nel caso precedente, per esempio, prendete il piano XY, per esempio, come sottospazio vettoriale, e l'asse Z come un altro sottospazio vettoriale. Tutti i vettori che sono sul piano XY sono ortogonali a tutti i vettori dell'asse Z, no? Allora, in questa situazione qua, si scrive V come somma diretta
di V1 e V2, si chiama somma diretta. E evidentemente posso scrivere qualsiasi vettore di V, lo posso scrivere come una somma di un vettore che appartiene allo spazio vettoriale V1 e di un vettore che appartiene allo spazio vettoriale V2, no? Semplicemente andando a proiettare sulle relative basi. Quindi per ogni x appartenente a V, io posso scrivere che x è uguale a, vediamo se l'ho chiamato in un certo modo, vabbè, x1 più x2 con x1 appartenente a V1 e x2 appartenente a V2. Quindi ciascun vettore di V è decomponibile in una somma di vettori di cui il primo appartiene a V1 e il secondo appartiene a V2. Va bene? Allora, si chiamano proiettori gli operatori che fanno questa decomposizione. In questo caso, poiché ho separato lo spazio vettoriale in due sottospazi, avrò due proiettori, sono gli operatori P1 e P2, che fanno la seguente cosa. Per definizione, P1 applicato di x mi dà la componente x1, mentre P2 applicato di x mi dà la componente x2. Quindi sono, come il nome stesso dice, proiettano x sul sottospazio V1 o sul sottospazio V2 rispettivamente. Ok? Proprietà di questi proiettori. Beh, una prima proprietà è che se io faccio P1 più P2 devo ottenere l'identità, cioè se io proietto su, prendo un vettore, ne faccio la somma P1 più P2, otterrò lo stesso vettore, no? La seconda proprietà B è che se io faccio il prodotto P1, P2, P2, P1, ottengo 0, nel senso che se io prendo x, lo proietto su P1, ottengo x1, e poi lo proietto su, x2, su V2, l'operatore P2, ottengo 0, no? Perché sono ortogonali tra di loro. Altre proprietà, P è uguale a P croce, inoltre, vabbè, questa è evidente, che P quadro è uguale a P. Allora, perché si introducono i proiettori? Perché i proiettori permettono di andare a fare quella che si chiama decomposizione spettrale di un operatore, dove il nome, diciamo, fa rabbrividire, perché c'è il termine decomposizione e spettrale, mi sembra una cosa veramente molto violenta. E, diciamo, la voglio, come dire, già preannunciare qui, perché la decomposizione spettrale sarà poi il goal finale di questo corso, nel senso sarà l'ultimo argomento che faremo, che è un teorema molto importante che si chiama teorema spettrale sugli spazi di Hilbert equipaggiati. Però ve la voglio già preannunciare qui. Quindi supponiamo di avere T che sia un operatore, lo prendiamo autoaggiunto, lo evitiamo. Quindi sappiamo dal teorema precedente che è completamente diagonalizzabile. Perché ammetterà n autovettori indipendenti. Quindi supponiamo quindi che abbia, come ho detto prima, n autovettori indipendenti. E supponiamo che abbia K
auto valori distinti. Quindi sto immaginando la possibilità che ci possa essere una degeneracy, ovvero che un singolo autovettore abbia più autovalori, un singolo autovalore abbia più autovettori relativi ad esso. Okay? Allora, cos'è che succede? Che ogni autovettore, ognuno di questi autovettori, ogni autovettore permette di definire un sottospazio vettoriale e, poiché sto parlando di un operatore hermitiano, gli spazi vettoriali relativi ai diversi autovalori sono tra di loro tutti ortogonali, perché se io ho autovalori distinti, gli autovettori corrispondenti, per quello che abbiamo detto prima, sono ortogonali tra di loro. Quindi in particolare potrò andare a scrivere il mio spazio vettoriale di partenza come una somma diretta di tutti i sottospazi relativi ai vari autovettori che saranno K, ok? Quindi cos'è che faccio? Diagonalizzo il mio operatore, che è un operatore autoaggiunto, mi determino i K autovalori distinti, ciascuno di questi K si porta indietro un set di autovettori indipendenti e ciascuno di questi autovettori indipendenti mi generano dei sottospazi che sono tra di loro ortogonali, quindi mi permettono di sezionare lo spazio vettoriale di partenza in una somma diretta di K spazi vettoriali. Ok? Quindi in particolare poi avrò tutti i proiettori che saranno P1 di K, che sono i miei proiettori, ciascuno di essi associato al spazio vettoriale, sottospazio vettoriale V1, V2 fino a VK, e so che un generico X appartenente a V io lo potrò decomporre con un X1 più X2 più eccetera eccetera fino a XK, dove tutti questi vettori sono tra di loro tutti ortogonali perché appartengono a V1, V2, VK. Allora, in cosa consiste la rappresentazione spettrale? Consiste nella seguente cosa. Se io prendo T e lo applico a un generico vettore X, dove X non è un autovettore, è un generico vettore dello spazio vettoriale. Questo qua sarebbe T applicato a X1 più X2 più XK, è quello che ho scritto qua, ovvero sarebbe TX1 più TX2 più eccetera eccetera TXK, ma quando io applico T a X1 otterrò, poiché X1 appartiene al sottospazio vettoriale V1, che è il sottospazio vettoriale dell'auto generato dall'autovettore valore lambda 1, scusate se mi sto, quindi questo sarà un lambda 1 x1 più lambda 2 x2 più eccetera eccetera lambda k xk, ok? Ovvero possiamo ancora descriverlo uguale ancora a lambda 1 proiettore P1 applicato di X più lambda 2 proiettore P2 applicato di X eccetera eccetera lambda K proiettore PK applicato di X. Quindi vedete che questo è un vettore generico, questo è un generico vettore, quindi ho una rappresentazione di T fatta in questo modo, è la somma per I che va da 1 a K di lambda I
Bene, questa qui si chiama rappresentazione spettrale. È una somma di proiettori moltiplicato ciascuno per l'autovalore corrispondente lambda i. Questa cosa poi ce la ritroveremo alla fine del corso come decomposizione spettrale, il teorema spettrale per gli operatori negli spazi di Hilbert. Adesso negli ultimi, in realtà manca ancora 25 minuti. Facciamo qualche esempio giusto per rinfrescarci la memoria di diagonalizzazioni. Ovviamente voi avete fatto un intero corso su queste cose, quindi non mi dilungherò troppo, anche perché poi a me interesserà più parlare di diagonalizzazione di operatori negli spazi di Hilbert. Però, giusto per ricordarvi un po' di casistiche, quindi come esempi, diciamo che possiamo classificare le seguenti i seguenti casi. Il caso più semplice che neanche farò in realtà è quello di un operatore diagonalizzabile con n autovalori distinti, dove è nella dimensionalità dello spazio. Vabbè, questo qui neanche lo faccio, sarà un operatore fatto in questo modo, A1, A2, eccetera, eccetera, AN, con questi qui tutti i numeri distinti. Ok? Mi posso, diciamo che per farvi un esempio, ma questo ve lo potete costruire da soli, prendete un operatore fatto così, dove qui ci mettete dei numeri, vi inventate un operatore unitario, lo moltiplicate, fate U per questo operatore, anzi un croce per questo operatore diagonale per U e ottenete un'altra base, un operatore che non sarà più diagonale. Quindi è inutile che faccio questo giochino, poi ripeto, sono cose che avete già analizzato. Ecco, vediamo invece una situazione un po' più interessante. È quella di un operatore sempre diagonalizzabile ma che abbia autovalori, scusate, degeneri. Un operatore di questo tipo, come esempio, è il seguente operatore 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ok. Vabbè, supponiamo di prendere questo operatore, no? La prima cosa che si fa è di costruire l'equazione secolare, quindi si va a scrivere il determinante di meno lambda 1, 0, 1, meno lambda 0, 0, 0, 1, meno lambda, e si impone il determinante uguale a 0, no? Vabbè, adesso... Per farla breve, tanto ripeto su cose che avete fatto in un corso intero, avrò un autovalore lambda uguale a 1
che ha una molteplicità algebrica doppia, quindi un autovalore doppio, e lambda uguale a meno 1, che è singolo. Dove qui sto parlando delle molteplicità algebriche, ma che vengono fuori dall'aver risolto l'equazione separata. Ok, per esempio, allora prendiamoci l'autovalore lambda uguale ad 1, no? Applichiamo il nostro operatore che è 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, lo applichiamo a un generico vettore di componenti x, y e z e lo imponiamo che sia uguale a lambda uguale ad 1 e quindi qui metterò x, y e z. Ok? Vabbè, qui si tratta di risolvere adesso il sistema, quindi avrò in particolare che dalla prima equazione mi viene fuori che x deve essere uguale ad y, meglio y uguale ad x, poi ho una seconda equazione che mi dice che x deve, è la stessa, x è uguale a y, e una terza equazione che mi dice che z deve essere uguale a z. Ok? Quindi il mio vettore com'è che è fatto? Beh, sarà fatto così, avrà una prima componente che è x, la seconda componente è uguale, è sempre x, e la terza componente è z. Quindi vedete che ho trovato di fatto due autovettori dipendenti, quindi al lambda uguale a 1 corrispondono due autovettori indipendenti, che sono della forma, supponiamo di mettere x uguale a 1 e z uguale a 0, tanto per farla semplice, quindi saranno per esempio 1, 1, 0, e l'altro può essere ad esempio 0, 0, 1. Li prendo così, sono già ortogonali, poi eventualmente li posso pure normalizzare ad 1. Ok? Quindi, per esempio, all'autovalore lambda uguale a 1 trovo due autovettori linearmente indipendenti che sono di questa forma qua, 1, 1, 0, 0, 0, 1, e chiaramente tutti multipli di questi vettori. Ok? Beh, faccio la stessa cosa, quindi ne ho già collezionati due. Faccio la stessa cosa per l'altro autovalore, che era quello di lambda meno 1, quindi di nuovo andrò a impostare 0, 1, 0, poi 1, 0, 0, 0, 0, 1, lo moltiplico per x, y e z, questa volta ci metto meno x, y e z, no? Corrispondente a quest'altro autovalore, e vabbè, adesso niente, faccio i conti come prima. Quindi qua l'unica differenza è che questa volta cos'è che succede? Che y deve essere uguale a meno x, x deve essere uguale a meno y, e questa volta però z deve essere uguale a meno z. Il che significa che ho una struttura fatta in, z uguale a meno z significa z uguale a 0, chiaramente, e quindi la struttura di questo autovettore sarà del tipo, supponiamo di chiamare x, di assegnare ad x il valore 1, y sarà uguale a meno 1 e z deve essere uguale a 0. Ok? Quindi i tre autovettori indipendenti sono questi qua. Al lambda uguale a 1 corrisponderebbero questi due autovettori, 1, 1, 0 e 0, 0, 1. Mentre al lambda uguale a meno 1 corrisponde un autovettore, è quello che ho appena trovato, che è 1, meno 1, 0. Questi qui sono tre linearmente indipendenti.
essi siano linearmente indipendenti, se volete lo potete verificare andando a costruire la matrice delle componenti dei tre vettori e calcolare il determinante. Troverete che quello è uguale a 0. Scusate, che è diverso da 0. Se fosse uguale a 0 sarebbero linearmente indipendenti. Linearmente dipendenti. Vabbè, adesso uno volendo può introdurre, può inventarsi una base ortonormale a partire da questi tre autovettori indipendenti che sono già tra di loro ortogonali, quindi posso anche eventualmente normalizzarli ad uno. Ovvero di moltiplicare per un numero in modo da rendere la loro norma uguale ad 1 e ottenere ad esempio questi vettori qua, 1 uguale a 1 su radice di 2, 1 su radice di 2, 0, poi U2 sarà dunque 1 è questo. Vabbè, l'altro è già normalizzato, è già certo che è 0, 0, 1 e U3 l'ultimo sarà una cosa del tipo 1 su radice di 2 meno 1 su radice di 2 è 0. Ok? Questo qui rappresenta una base ortonormale del mio spazio vettoriale V. Okay, sono tre vettori ortogonali tra di loro e anche con norma uguale ad 1. A questo punto potete andare a costruire la matrice unitaria del cambiamento di base che è fatta da questa matrice qua, U, è la matrice delle componenti di questi vettori. Quindi sarà 1 su radice di 2, 1 su radice di 2, 0. Poi ho 0, 0, 1. E poi ho quest'ultimo, 1 su radice di 2, meno 1 su radice di 2, 0. Ok? Questa qui è la matrice del cambiamento di base e potete verificare, se volete, che se voi trasformate il vostro operatore attraverso questo operatore unitario, nel modo in cui vi ho detto prima, ovvero che se voi calcolate U per l'operatore di partenza a cui non avevo dato un nome, chiamiamolo A, che era questo qua, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, potete verificare che se voi fate UA U croce, ottenete una matrice diagonale che è fatta così, 1, 1, meno 1. Ok? Vabbè, queste cose le conoscete, le avete fatte sicuramente milioni di esempi nel corso di algebra. Facciamo soltanto l'ultimo esempio e poi chiudiamo questa parte. Con questo operatore qui, che guarda caso ha una struttura simile a quella che ho preso prima, perché questi si sa che non sono generalizzabili. Allora, se voi prendete questo caso qua, avrei lambda uguale a 3, che è un autovalore semplice,
ovvero molteplicità uno, sto parlando sempre di molteplicità algebrica qua, e lambda uguale ad 1 invece doppio. Se andate a risolvere l'equazione di autovalori, ok? Dopodiché, quello che succede è che, supponiamo adesso di voler calcolare 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, e lo applichiamo a un generico x, y, z, e imponiamo che sia uguale ad x, y, z, ovvero autovalore lambda uguale a 1. In questo caso, questo cosa mi dice? Mi dice che x più y deve essere uguale ad x, poi ho che y è uguale ad y, e che 3z deve essere uguale a z. Il che significa che y deve essere uguale a 0, vediamo cosa c'è scritto qua. Ah no, y uguale a 0, certo, questo qui semplifico, y uguale a 0, scusate. Quindi y deve essere uguale a 0, ok? Z deve essere chiaramente uguale a 0 e x arbitrario. Quindi ottengo, perché x si cancella da questo sistema, quindi un autovettore relativo a lambda avrà una forma del tipo 1, 0, 0. E basta, non ne ho altri, ok? Dopodiché faccio la stessa cosa per l'altro autovalore, che era 3, 1, 0, 0, 0, 3, applicato a 3 per x, y e z, e quello che trovo, senza adesso andare di nuovo nel dettaglio, è che ho un autovettore fatto così, 0, 0, 1. E mi fermo qua, non ce ne sono altri. Quindi io sono in uno spazio di dimensione 3, ma trovo solo due autovettori indipendenti e quindi l'operatore non è diagonalizzabile. Ok? Quindi le casistiche solite sono quelle, sono gli operatori completamente diagonalizzabili con eventualmente con degenerazione uguale ad 1 di ogni autovalore, poi già avete quelli che sono diagonalizzabili ma con delle degeneracy, che chiaramente sono un po' più complicati, e poi infine avete gli operatori non diagonalizzabili, okay? Queste diciamo che sono le casistiche che di solito ci interessano. Adesso questa parte la chiudiamo qui e lasciatemi solo chiacchierare un po', ancora qualche minuto, sul motivo di andarsi a complicare la vita introducendo spazi vettoriali a dimensione infinita. Ovviamente poi analizzeremo la prossima volta nel dettaglio.
Allora, è chiaro che diciamo, la motivazione più forte la vedrete l'anno prossimo, quella meccanica quantistica, però già a livello di fisica classica, quindi di fisica che conoscete già, esistono dei problemi che in qualche modo vi fanno già cominciare a intravedere perché devo andare a studiare degli spazi vettoriali infinito dimensionali, e quindi anche nella fisica classica. E l'esempio, secondo me, molto carino di fisica classica è quello dell'equazione differenziale alle derivate parziali della corda vibrante. Che è un problema di fisica classica, ovvero voi avete tra 0 ed L una corda, okay, che ha le estremità fisse tra 0 ed L, e ciascun punto della corda può deviare rispetto alla posizione orizzontale di una quantità che chiameremo di U. Ok? Quindi se questo è l'asse X e questo è l'asse y, la funzione u sarà in generale una funzione di x e di t e rappresenta la deviazione di un punto dall'asse x, ovvero quanto ciascun singolo punto della corda devia rispetto alla posizione x y uguale a 0, ok? Quindi sostanzialmente punto per punto la U mi dice quanto mi discosto dall'asse x uguale a 0. Allora si può dimostrare, questo non ci concorrete, che l'equazione che descrive la dinamica di una corda vibrante fatta in questo modo è un'equazione che già avete visto, che è l'equazione delle onde. Ovvero avete un'equazione di questo tipo. La derivata seconda di U è una funzione di xt rispetto ad x meno 1 diviso Q quadro per la derivata di U xt rispetto al tempo deve essere uguale a 0, dove V è una velocità dimensionalmente, perché diciamo, lo vedete da qua, no? Qui, scusate, questa è una derivata seconda, qui faccio due volte la derivata rispetto ad x, qui due volte la derivata rispetto a t, quindi necessariamente per dimensionalità questa deve essere una velocità. Ed è una quantità che dipende in generale, dipende dalla elasticità della corda, se volete. Non ci interessa, è un parametro fisico che non ci interessa, questo dipende. Questa qui è un'equazione famosa, no? Che è l'equazione di D'Alembert. Che avete già incontrato, infatti l'avete già incontrata questa equazione in fisica 2? L'avete già vista, vabbè, allora a posto. Quella lì, anche in fisica 2, la trovate come equazione di propagazione delle onde, no? Elettromagnetiche, in un caso particolare. Ora, la cosa che faremo, ecco, avete provato a risolverla quell'equazione? Diciamo che qui la differenza rispetto al caso di fisica 2 è che avete delle condizioni al contorno, di annullamento al contorno, questo poi la vedremo la prossima volta. Però, come dire, avete mai provato a risolverla quell'equazione in fisica 2 in qualche modo?
No answer. Vabbè, comunque noi lo faremo e lo faremo in un modo che... Ah, ok, ci ha dato gli appunti, poi li ha risolto. Ok, comunque noi la rifaremo col metodo di separazione delle variabili, perché diciamo questa ci porta direttamente a capire, è un esempio molto bello che vi permette di capire perché dobbiamo andarci a complicare la vita con gli spazi vettoriali a dimensione infinita. Viene proprio dalla fisica, se volete, quindi vi dà un'ulteriore, come dire, motivazione per cui diciamo, bisogna studiare queste cose. Va bene, a questo punto io vi lascio, che è 1:30 e ci vediamo, direi, lunedì prossimo. Arrivederci.